Sono Massimo Causo, curatore della sezione Onde per il Torino Film Festival. Il mio ruolo consiste nell'organizzare una parte del Torino Film Festival, che è appunto la sezione Onde, sotto il profilo artistico, quindi nella scelta degli autori da proporre, delle opere da mettere in programma, e anche nella cura, diciamo, degli aspetti più organizzativi, diciamo, durante la realizzazione del festival, quindi curare gli incontri, realizzazione dei testi per il catalogo, per la cartella stampa e tutto il resto. Allora, la sezione Onde nasce 6 anni fa, nel momento in cui il Torino Film Festival, alla sua 25ª edizione, ha dato una svolta, diciamo, alla sua struttura, con l'arrivo di Nanni Moretti e di Emanuela Martini come vice direttore. La sezione Onde consiste un po', diciamo, il compito di, io dico sempre, è lo sguardo un po' deviato del Torino Film Festival, che per sua natura è un festival portato a lavorare sul cinema nuovo, sul cinema di ricerca, sul cinema giovane. La sezione Onde è quello spazio che spinge ulteriormente in avanti questa esigenza di ricerca, quindi su un cinema tendenzialmente più sperimentale, tendenzialmente meno narrativo, tendenzialmente ancora più autoriale sotto il profilo espressivo della ricerca espressiva. Il lavoro di selezione per Onde praticamente non ha mai termine, nel senso che è un lavoro che inizia esattamente il giorno dopo la fine di un'edizione del festival, e consiste nel mettere insieme appunto una serie di relazioni con autori, con produttori, con diciamo, un livello di cinema che è quello che ci interessa. È un po' un lavoro di regista, nel senso che quello che noi ci piace immaginare è che quello che mettiamo insieme è un programma che si deve un po' proporre al pubblico della sezione come una narrazione, quindi come una sorta di film composto da tanti film. Quindi è in qualche modo una specie di montaggio di opere di altri autori che va a raccontare un'idea di cinema e quindi un'idea di mondo, perché poi sostanzialmente qualsiasi idea di cinema è una proposta di realtà, di mondo, di identità, narranti. Il lavoro di scouting è, come dire, è alla base del lavoro di un selezionatore, perché si tratta appunto di tendenzialmente di scoprire nuovi autori, ed è la cosa più appassionante e più interessante. Come sezione Onde, ti dicevo prima, cerchiamo sempre di guardare con molta attenzione il lavoro dei giovani, molto spesso andando anche a cogliere laddove stanno ancora preparando i loro film, proprio perché ci sembra importante essere coerenti con quella che è diciamo, la natura del Torino Film Festival, che è un festival giovane. Beh, uno degli elementi positivi di questo lavoro è che ti metti in relazione con tanto cinema, e quindi hai davvero la possibilità di capire come si muove il cinema, dove va, dove sta andando, quali sono le sue tendenze, le attenzioni, come e dove ci sono gli autori più interessanti. Il percorso che sta compiendo oggi il cinema è un percorso di liberazione, è un percorso di liberazione dalla tecnica più immediata, dalla pesantezza del mezzo, e stiamo andando sempre più verso appunto, no? La camera a stilò che abbiamo sempre desiderato e amato, no? La possibilità di usare il cinema, la macchina ripresa come una penna, no? Per scrivere in tutta libertà. Il cinema sta trovando finalmente questa libertà, lo sta facendo grazie al digitale, lo sta facendo grazie alla leggerezza dei mezzi. I costi si stanno abbattendo, anche se questo non deve indurre a pensare a un paperismo produttivo che comunque sarebbe un elemento negativo. Per cui, ecco, c'è una sorta di allargamento a fisarmonica e di chiusura, no? Questo movimento un po' a fisarmonica del cinema che può essere qualcosa di molto produttivo e molto interessante. Pro e contro il mio lavoro.
Senz'altro un lavoro molto bello, si è fortunati a farlo, si vedono tanti film e in genere se si fa questo lavoro lo si fa perché si ama molto il cinema, per cui per quanto possa essere faticoso, vi posso garantire che è faticoso a volte, nel senso che quando si ha da vedere una grande quantità di film nell'arco di una giornata perché bisogna vederli, non solo per piacere, alla fine diventa faticoso quanto qualsiasi altro lavoro, no? Che non sia magari se dopo una giornata in cui hai passato ore e ore davanti a un monitor a vedere film, la sera ti propongono di andare al cinema, hai perso il gusto di andare al cinema la sera per il piacere di farlo sostanzialmente, però insomma poi subentra sempre il grande amore che si ha per il cinema, per cui magari si fa anche quello sforzo. No, poi diciamo, i pro e i contro sono anche legati come dire, alla possibilità di essere in contatto con degli autori che si amano, che si ammirano, per cui la possibilità di entrare in relazione con quel cinema che magari se si fa soltanto questa attività in fase di scrittura, appunto come critico di carta stampata, diventa un attimo più difficile. Il lavoro di programmatore, di selezionatore ti permette di avere una relazione più diretta anche con gli autori, per cui si ha una conoscenza più interna anche del cinema, degli autori, dello scouting, cioè la capacità di scoprire degli autori anche laddove magari ci sono soltanto dei germi, no? E quindi c'è ancora l'imperfezione in corso d'opera. Bisogna lavorare molto in anticipo perché il sovraffollamento di festival unito all'esigenza che io trovo, devo dire, abbastanza ridicola e detestabile di avere spesso delle opere in prima mondiale da parte dei festival per motivi, diciamo, che sono un po' tecnici, no? E un po' anche di prestigio e di orgoglio, fa sì che sia necessario arrivare sul film anche prima che il film sia finito, sia realizzato. Quindi avere un rapporto con produttori, con autori che magari ti fanno già vedere il film in fase di premontaggio, entri, come dire, in una relazione che va al di là dell'opera conclusa e molto spesso ti permette anche di, come dire, di capire il lavoro che sta svolgendo l'autore. Di avere l'anno scorso per esempio Shane Green fermato per strada dal pubblico del festival che lo riconosceva per strada mentre passeggiava su di Roma, lo fermava, lo ringraziava, gli faceva i complimenti per i film. Per un autore, diciamo, di nicchia come Shane Green, che non è certo una star, è una bella soddisfazione per lui e devo dire anche per noi come curatori, perché vuol dire che abbiamo saputo trovare la strada per parlare con un pubblico più ampio, portando anche un cinema che è destinato ad essere più di nicchia, forse. Il tuo regista preferito? Mi stupirò, Steven Spielberg. Qual è l'ospite che vorresti per il prossimo anno? Ce ne sono parecchi, ma di sicuro Zhang Yang sarebbe un bel ospite che sarebbe un motivo di orgoglio per noi. Un appuntamento imperdibile per l'edizione di quest'anno. Se parliamo della sezione Onde, di sicuro ci tengo a raccomandare Miguel Gomez, che è un regista che può essere una grande scoperta anche per il pubblico. Il Torino Film Festival compie 30 anni. Un augurio per l'occasione? Di rimanere sempre giovane, come nella sua natura, di saper sempre più trovare il contatto che ha saputo trovare con il pubblico e di mantenere l'energia che lo caratterizza. Un ospite per l'anno prossimo. A Pichat Pong ve la siete con.